Nuova GoPro Hero 9. Come tutti gli anni a settembre, eccola qua. Cosa cambia dalla GoPro Hero 8 e soprattutto vale la pena acquistarla? Andiamo con ordine, iniziamo con il nuovo packaging di GoPro. Non troviamo la solita teca in plastica, ma questa custodia in stoffa. Meglio, assolutamente sì, potremmo utilizzarla per trasportare la nostra GoPro, anche se all'interno è un pochino mal organizzata con questo cartoncino. Se acquistiamo la versione con più accessori, allora arriverà forse un pochino meglio organizzata. Ci dovrebbe stare anche il suo bastone. Cosa troviamo all'interno oltre alla GoPro? Pro, USB di tipo A, USB di tipo C per ricaricarla, un attacco GoPro classico con l'aggancio e lo sgancio rapido, una vite per il nostro attacco e un adesivo per l'attacco a sgancio rapido con l'adesivo. Non avremo più l'attacco piatto, che peccato. Sempre più scarne queste confezioni. Oltre all'istruzione troviamo un set di adesivi GoPro, ovviamente sulla nostra tavola o sui nostri sci o sul nostro casco non può mancare l'adesivo, con alcune istruzioni su come agganciare gli attacchi e accenderla, spegnerla e ricaricarla. Questo è il contenuto della confezione. GoPro sulla sua Hero 9 ha rivoluzionato parecchio. Quali sono le novità più importanti della Hero 9 rispetto alla Hero 8? Partiamo dalle dimensioni. Lei è parecchio più grande. Soprattutto la prima volta che la vedete dite: ma è una GoPro questa? Me lo sono chiesto anch'io. E anche il peso aumenta. Si passa da 124 grammi a 158. Può essere un problema sui droni FPV, ad esempio, si sente che è più pesante, anche se comunque si riesce a volare, come avete potuto notare dalla intro. Dimensioni più grosse, ma perché? Perché all'interno troviamo una batteria molto più grossa rispetto alla 8. E avrà più autonomia questa 9? Teoricamente sì, ma effettivamente secondo me abbiamo 10-5 minuti in più. Oggi abbiamo effettuato le stesse riprese sia con la 8 sia con la 9 e avevamo la stessa identica percentuale. Sono stato un po' così stupito, ma si può capire questo perché? Perché lei ha lo schermo sul retro più grosso, ma ha anche lo schermo sulla parte anteriore. Ci possiamo vedere, è a colori, non è touch e possiamo anche visualizzare le impostazioni con cui stiamo registrando il video. All'interno troviamo un sensore con risoluzione maggiore, pensate un po', 23,4 megapixel. È davvero tanto rispetto ai 12 della versione precedente. Teoricamente più megapixel abbiamo e più in condizioni di scarsa luminosità la cam farà fatica. Come state vedendo, un piccolo test. Secondo voi qual è l'immagine più bella? Quella di destra o quella di sinistra? Confermata la teoria. Quella di destra è l'immagine di GoPro Hero 8. A mio avviso più stabilizzata e soprattutto con meno rumore video e con i colori più realistici.
tuttavia ci permettono di scattare foto fino a 20 megapixel e registrare video in 5K, fino a 30 fps in NTSC, mentre 24-25 in PAL. Grazie a queste migliorie, cosa abbiamo? Abbiamo la stabilizzazione HyperSmooth 3.0. Devo dire che la stabilizzazione si vede soprattutto in quelle situazioni difficili, magari in mountain bike, le micro vibrazioni le taglia parecchio. E grande novità presa dalla GoPro Max: orizzonte level on. Ora, se faccio questo movimento, vediamo che l'orizzonte è perfettamente allineato. Croppa parecchio l'immagine, ma GoPro quest'anno ritorna con la lente intercambiabile e si potrà mettere, oltre ai classici ND, una lente grandangolare già disponibile, in modo tale da attivare questa funzione e avere più grandangolo. Parliamo anche un po' del menu e del touch. Il touch è un pochino diverso rispetto alla 8, non so se è voluto oppure è un po' difettoso. Con certe impostazioni dovremo proprio pigiare parecchio lo schermo, ad esempio quando andiamo a cambiare la risoluzione e gli fps. Può essere anche un valore aggiunto, in quanto prima ci sbagliavamo e potevamo cambiare delle cose che non volevamo cambiare. Inoltre, le novità del menu, perché il menu più o meno ha sempre la stessa grafica e sempre le stesse impostazioni con ProTune, ma troviamo una grande novità, ovvero iSight. Cosa significa? Significa che potremo impostare con la nostra GoPro, lei registra praticamente in continuazione, ma solamente una volta che noi premiamo il tasto, lei inizia a registrare il video, ma salverà 15 o 30 secondi prima. Magari facciamo un salto in bici da paura e non ce lo siamo persi, perché noi schiacciamo e evitiamo di registrare magari un'ora di percorso in bici. Davvero furba come idea. Naturalmente lei ha tutte le funzioni della Hero 8, ovvero super foto, foto in HDR, le varie risoluzioni video, per cui oltre al 5K a 30 fps abbiamo il 4K a 60 fps. Molto bello il fatto che possiamo personalizzare le scorciatoie, ad esempio il fatto da passare da wide angle a linear eccetera, oppure il boost, ovvero avremo una stabilizzazione ancora maggiore, ma attenzione perché cropperà un po' l'immagine. Torniamo a parlare di risoluzioni: 2,7K 120 fps e potremmo già ottenere degli ottimi slow motion, e in 1080 si arriverà a 240 fps. Ed eccoci qua con la prova audio. Abbiamo anche un po' di brezza, brr, fa frescolino. Come si sente? Lei ha parecchi e parecchi microfoni. Inoltre ha un microfono speciale, ovvero se noi andiamo a fare un'immersione, solitamente i microfoni soffrono parecchio di questo, perché si riempiono d'acqua, poi dovremo farlo asciugare e poi si sentirà di nuovo. Mentre con questa nuova tecnologia, cosa abbiamo? L'acqua viene praticamente soffiata fuori dal microfono e potremmo tornare a registrare le nostre clip. Inoltre sto testando proprio ora il display per vloggare. Comodo sì, ma a mio avviso non essenziale, in quanto la GoPro ha sempre un grandangolo, per cui molto probabilmente siamo nell'inquadratura. È solamente questione di abitudine. Ed eccoci qua. Questo era il test audio. Apprezzato il fatto che abbia i comandi vocali come le sorelle precedenti, ma GoPro spegniti. L'audio è davvero molto alto, super comodo se dobbiamo sapere se è spenta, se è accesa e quant'altro. Parliamo anche dell'applicazione, rimane sempre la stessa. Io ho trovato alcune lacune, anche se è ben fatta. Avremo anche le quick stories, ovvero ci creerà dei video in automatico con i video della giornata, comodissima per editare un video da pubblicare sui social, per far vedere la giornata che abbiamo vissuto. La pecca è quella che se registro un video non posso vederlo in tempo reale, devo scaricarlo prima sullo smartphone, e questo sinceramente mi fa storgere un po' il naso. Ho capito che abbiamo un display davvero bello, luminoso, però a volte ho la GoPro messa in posti non proprio facilmente raggiungibili, sopra una pianta, non lo so, voglio vedere il video che ho realizzato senza doverla toccare e non si può fare.
Che peccato, in generale l'app funziona bene e appena vi arriva dovrete aggiornarla, basterà appunto dall'applicazione scaricare l'aggiornamento e poi caricarlo sulla GoPro, farà tutto in automatico, bisognerà solamente attendere i vari riavvii della cam stessa, ci mette qualche minutino. Come materiali di costruzione GoPro ci ha abituato bene, con questo materiale piacevole al tatto, gommato, e devo dire che avrà sicuramente una buona resa anche contro i graffi, o almeno si spera. Migliorato lo sportellino laterale che ora non si sgancia più, dovremo fare una bella pressione, mentre sulla Hero 8 bastava aprirlo e partiva via. Facciamo un passo indietro. 2 anni fa usciva la GoPro Hero 7. 5, 6 e 7 abbiamo avuto sempre lo stesso design, cambiava solamente la stabilizzazione e qualcosina nei menu. Poi è arrivata lei, la 8. Con lei non potremo più rimuovere la lente, ma nuovo design, abbiamo le due alette e soprattutto non dobbiamo più usare il case. Grande novità, un po' criticata, ma a mio avviso una genialata assoluta. Io perdevo sempre il case, non sapevo più dove metterla. E poi è arrivata lei, la grande protagonista del video di oggi, la GoPro Hero 9. È davvero tanto più generosa come dimensioni, finalmente è ritornata la lente intercambiabile, ha sempre le alette poste al di sotto, nuovo schermo anteriore come abbiamo detto prima, ma è davvero troppo grossa a mio avviso, non ha più il senso di action cam, diventa qualcosa di più, stabilizzazione ancora migliorata, è una bomba si può dire da quel punto di vista. Mi sarebbe davvero piaciuto una GoPro Hero 9 con il corpo della 8, che comunque come peso e dimensioni è super accettabile, ma con le caratteristiche della 9, ovvero vetro removibile, il display anteriore e posteriore un pochino più piccolo, magari anche con qualche minuto in meno di registrazione dato che la batteria è più piccola, ma almeno restava nel DNA un action cam al 100%. Così secondo me può diventare una cam a tutti gli effetti. Io sinceramente avrei preferito di gran lunga che avere un mattoncino così. Per carità, per qualcuno può essere una grande novità con grande funzionalità, ma forse a questo prezzo siamo sopra i 450 euro, forse vale ancora la GoPro Hero 8 se non dovete fare delle cose particolari che ha solamente la 9, ma secondo me non cambia così tanto anche come qualità, ha quella stabilizzazione in più, ha quelle funzionalità in più che ci dicono sì, compriamo la 9, ma fatemi sapere voi cosa ne pensate qua sotto nei commenti in base alle registrazioni che ho fatto. Io vi aspetto al prossimo video. Mi raccomando, vi aspetto su Instagram per scoprire cosa combino in tempo reale e su Telegram per le migliori novità di tecnologia e non. Ciao! E cameraman d'eccezione, grazie Maurizio. Ciao, ciao, ciao.